Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Ho deciso di fare questi video sul mio canale che li ho chiamati pillole di apicoltura CD. Questi video servono a chi di api ancora non sa nulla, ma è affascinato dal loro mondo e vuole saperne un pochino di più, spiegati in maniera semplice ma senza trascurare i dettagli. Prima di proseguire, ragazzi, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un bel like e di condividere i miei contenuti. Le informazioni che ricevete in questi video, ragazzi, li trovate anche nei libri che vi lascio in descrizione. In descrizione, infatti, troverete dei link dove io suggerisco dei libri di apicoltura molto interessanti, dove voi potrete attingere a tutte le informazioni più o meno dettagliate. Comunque, i libri che io vi consiglio sono tutti linkati qui sotto, quindi se decideste di acquistare uno di questi libri, voi non spenderete nulla in più, ma una piccola percentuale arriverebbe al sottoscritto e mi darete così una mano a portare avanti il canale. Vi ringrazio in anticipo. Ragazzi, allora oggi parleremo dell'individuo principale dell'alveare. La regina. La regina viene chiamata così perché è l'unico individuo all'interno dell'alveare che può riprodursi, quindi l'unico individuo fertile che è in grado di deporre le uova. Ma come si fa a riconoscere la regina? Riconoscere la regina non è sempre facile. Perché soprattutto nei periodi di massima espansione dell'alveare, nei periodi produttivi, dobbiamo andarla a scovare in mezzo magari a 100.000 api. Quindi non è che sia così immediato. Però un occhio esperto non farà molta fatica a riconoscerla. I tratti caratteristici della regina sono l'addome allungato che deve contenere tutto l'organo riproduttivo, è quasi il doppio di una semplice ape operaia. Questo perché? Distribuendo il suo odore, che viene chiamato fenormone in gergo tecnico, inibisce lo sviluppo dell'organo riproduttivo a tutte le altre api, rimanendo così l'unico individuo in grado di riprodursi. La regina è estremamente importante, quindi per l'alveare, perché ne garantisce la sopravvivenza. Ma è anche l'elemento meno autosufficiente che è presente nell'alveare. Infatti, immaginiamo che la regina non esce mai dall'alveare, solamente in due occasioni uscirà dall'alveare. La prima occasione è quando farà il volo di fecondazione o il volo nuziale. Infatti, quando la regina nasce, ovviamente sarà vergine. Dovrà fare un giro per farsi riconoscere dalle api che non sono ancora tutte sue figlie. E in questo modo lei potrà iniziare a farsi riconoscere, a farsi leccare dalle altre api e a cominciare a distribuire il suo odore all'interno dell'alveare. Mentre fa questa conoscenza con le api che sono già all'interno dell'alveare, molto probabilmente la regina emetterà anche un canto, che è uno stridio effettuato con le ali. Se non avete mai sentito il canto della regina, vi invito a cliccare sul link qua in alto del video e vedrete un video che ho fatto io personalmente dove si sente il canto della regina. Questo canto serve sì a farsi riconoscere dalle api, ma ha tante altre funzioni. Allora, ad esempio, serve per avvisare i fuchi che a breve lei uscirà per fare il volo di fecondazione. Quindi i fuchi sono come chiamati a raccolta per effettuare il volo insieme a lei per andare a fecondarla. Un'altra motivazione perché la regina canta è per scovare se ci sono altre regine nel nido o altre regine che devono ancora nascere nel nido. In caso affermativo, le regine che sono ancora dentro la cella reale potranno rispondere al canto della regina che è nata e in questo modo lei potrà individuarle e con il suo pungiglione può eliminarle prima che nascano. Questa procedura è molto importante e in questo modo rimarrebbe solamente la regina più giovane e più forte. Allora, abbiamo detto che la regina esce solamente in due occasioni, una per il volo di fecondazione, quindi la regina uscirà in una giornata consona, quindi quando ci sarà bel tempo, quando non ci sarà vento, quando ci saranno temperature miti, la regina deciderà di uscire e farà il suo volo di fecondazione che durerà una qualche ora e si farà fecondare da alcune decine di fuchi.
Una volta finito il volo di fecondazione, questa regina potrà ritornare nell'alveare di origine e una volta che si è fatta ripulire dalle api operaie, potrà cominciare a deporre anche 2000 uova al giorno per il resto della sua esistenza. Una regina può vivere fino a 5 anni, al contrario delle api operaie o dei fuchi, che in periodo produttivo possono vivere al massimo 2 mesi, la regina è molto più longeva. Ma come mai questa differenza? L'unica motivazione che fino ad oggi è stata scoperta dipende proprio dalla sua alimentazione. Infatti noi sappiamo che la regina viene alimentata solo ed esclusivamente con pappa reale. Le altre api o i fuchi invece vengono alimentati sì con pappa reale, ma solamente nei primi 3 giorni della schiusa dell'uovo, quindi quando ancora sono larve. Dopo il terzo giorno queste vengono alimentate con una mistura tra polline e nettare. Da un'alimentazione del genere nascerà un'ape operaia o un fuco. Invece la regina viene alimentata a pappa reale come tutte le altre nei primi 3 giorni e poi dal 4º giorno continua all'alimentazione con pappa reale, che proseguirà anche quando sarà un esemplare adulto. La regina non è autosufficiente, come abbiamo detto, infatti è continuamente accudita ed accompagnata da una dozzina di api che vengono chiamate accompagnatrici o ancelle. Queste api vengono cambiate a rotazione perché sono quelle che hanno le ghiandole submandibolari che sono sviluppate per secernere la migliore pappa reale che verrà fornita direttamente in bocca alla regina. Allora, questa cosa è veramente straordinaria. Le ancelle continuano a seguirla, continuano ad accudirla, la puliscono, la leccano e in questo modo, passandogli anche il cibo, ricevono in dono il fenormone che verrà poi distribuito a tutti gli altri individui dell'alveare con la trofallassi, che è quel modo di scambiarsi il cibo di bocca in bocca da un esemplare all'altro. Quindi finché l'alveare non è molto popolato e la regina è giovane, abbiamo una sorta di equilibrio, quindi tutti gli individui ricevono l'odore della regina, il suo fenormone, e tutti gli individui sono sicuri che c'è presente una regina e che è performante. Quindi solamente quando l'alveare comincerà a diventare molto popolato in primavera e nella prima estate, cominceremo ad avere magari qualche problema, che qualche ape non potrà ricevere bene il fenormone o qualche ape magari non lo riceverà affatto. Quindi ci comincerà ad esserci qualche esemplare che dubiterà dell'esistenza della regina o dubiterà della bontà, della qualità della regina. Magari cominciano a pensare le operaie che questa regina non è più molto performante. Quando le api sono tante, azioni esterne sono favorevoli, si innesca questo processo che viene detto di sciamatura. Questo è il modo di riprodursi del superorganismo alveare, quindi non è una riproduzione che avviene al suo interno, ma è proprio il superorganismo alveare che decide di riprodursi. Quindi, al contrario di quello che si pensa, non è la regina che va a deporre l'uovo dentro la cella reale, ma sono le api operaie che scelgono l'uovo più adatto da cui poter ricavare una regina. Quest'uovo verrà trasferito in una celletta costruita appositamente, che viene chiamata cella reale, che ha forma di ditale e con la testa rivolta verso il basso. Questa celletta verrà riempita di pappa reale e da questo uovo, che è lo stesso uovo di un'ape operaia, nascerà un'ape regina. Quando nasce l'ape regina, lo sciame si divide in 2 parti. La vecchia regina, con le sue api preferite, deciderà di uscire e di fondare una nuova colonia. La regina nuova rimarrà all'interno dell'alveare con le api più giovani e, dopo aver fatto il volo di fecondazione, ricomincerà il ciclo che è stato interrotto per la sciamatura. Quindi anche qui un altro mito da sfatare è quello che la regina decide tutto all'interno dell'alveare. La regina in realtà non decide proprio nulla. La regina è una macchina che depone uova in continuazione. Le informazioni che gli vengono dall'esterno gli vengono fornite dalle api operaie bottinatrici, che vedono cosa succede all'esterno, vedono come l'andamento delle stagioni, l'andamento delle temperature, portano all'interno quantità sempre maggiori di nettare, di polline,
di acqua, di propoli, vedono il numero di ore di luce aumentare o diminuire e in base a questo decidono se la regina deve iniziare o rallentare o fermare l'ovodeposizione. La regina è una macchina da uova. Ecco, questo ci tenevo a specificarlo perché tante persone hanno la convinzione nella loro testa che la regina, insomma, è il capo dell'alveare. In realtà il capo nell'alveare non c'è, è tutto un insieme di elementi che lavorano per la sopravvivenza del superorganismo, che se non ci fosse anche loro andrebbero a morire. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mettete un bel like, iscrivetevi al canale, condividete i miei video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!